Mare Verticale, un reportage sui grandi soggiorni del Novecento nelle Cinque Terre, nel Golfo di Poeti e dintorni. Un viaggio tra presenze e assenze che hanno segnato per sempre l'immagine di un paesaggio. Questa è la villa di Eugenio Montale, la villa delle Due Palme, la pagoda che conteneva tutte le memorie familiari di Eugenio Montale, ma anche l'orto da cui fuggire per affrontare le incertezze del mondo. In questo giardino, in questo orto, è nata la simbologia della poesia del Novecento. Il treno stava per giungere, fra un tunnel e l'altro, in un breve squarcio, un batter d'occhio se il treno era un diretto e un'eternità se si trattava di un omnibus o di un trenino operaio, appariva e spariva la villa, una pagoda giallognola e un po' stinta, vista di sbieco, con due palme davanti, simmetriche ma non proprio uguali. Gemelle erano nell'anno di grazia 1900, quando furono piantate, poi una prese l'aire e crebbe più dell'altra, né mai si era trovato un mezzo per ritardare la prima e accelerare la seconda. E questo è il famoso gigante di Don Pedro e Donna Juanita. Da Monterosso il viaggio continua a Vernazza, simbolo incontrastato delle nuove libertà degli anni 60, scoprendo la torre che fu di Aldo Trionfo e la casa di Alighiero Boetti, l'inventore dell'arte povera. Eccoci quindi tra le nuvole di Corniglia, a casa di Michelangelo Pistoletto, maestro dell'avanguardia, e subito dopo a Manarola, per lunghi anni terra di ospitalità di pittori, da Guttuso a Birolli, per un premio che univa impegno e paesaggio. Entriamo in quella che gli abitanti chiamavano la Casa del Cinema, dove il regista Gianni Amico ospitava gli esuli brasiliani e argentini e gli amici della Nouvelle Vague, Bernardo Bertolucci in testa. Scopriamo l'anima sarcastica e ironica della Spezia attraverso la vita, le imprese e le disavventure di tre autori: Ubaldo Mazzini, Gino Patroni, re del calambur, e Giancarlo Fusco, l'irregolare. Voliamo sopra la villa di Valentino Bompiani e la casa ligure di Mario Spagnol a Lerici. Entriamo nella villa di Mario Soldati a Tellaro. Scopriamo la gora di Paolo Bertolani alla Serra e la spiaggia di Lorenz a Fiascherino. Questa è la panchina di Jean-Paul Sartre. Lui si sedeva qui a prendere appunti o a leggere un libro di Lacan. Poi raggiungeva le sorelle de Beauvoir nella loro casa qui nel borgo di Trebbiano. Stavano sulla terrazza e guardavano il tramonto sul fiume Magra e sul mare. E un giorno Simone de Beauvoir disse: «Com'è dura andarsene per sempre, una volta che uno si è abituato a vivere». Questo è il busto di Luigi Germi, il proprietario della locanda Saint-Façon. Nel 1848 diede un passaggio a due soldati francesi che transitavano sul fiume Magra, al confine tra il Regno di Savoia e il Granducato di Toscana, e per rifocillarsi chiesero qualcosa e lui gli preparò del pesce e delle uova, un po' così alla buona, Saint-Façon, un nome che divenne famoso successivamente da Milano a Torino, da New York a Parigi, dall'Einaudi alla Gallimard. Qui dove ora c'è una stele di Nardo Dunchi, un tempo esisteva il verso del Saint-Façon. Attorno a Giulio e Einaudi si potevano trovare Franco Fortini, Vittorio Sereni, Calvino, Bianciardi, Mary McCartney, Natalia Ginsburg, Alberto Savinio e tanti altri. Lo chiamavano il Concilio. Nonostante il tempo di vacanza, si discuteva della minaccia atomica, della guerra di Corea, di una recensione di Rinascita o di un articolo comparso sul Corriere della Sera. Da Monterosso a Bocca di Magra, in 30 km di costa, 60 di strade, in un volo d'uccello, nel Novecento si creò il più importante buon ritiro intellettuale d'Italia e d'Europa. Fissando in un libro la storia di quel periodo, raccontiamo anche la storia di un paesaggio che in qualche modo è ancora oggi unico e irripetibile.